Sì, oggi pomeriggio è stato approvato il bilancio preventivo 2011 dell'Università di Siena. Abbiamo una situazione iniziale pesante naturalmente, e quindi abbiamo dovuto già operare alcuni interventi, e questi interventi portano alla fine una situazione per il 2011, quindi l'avanzo per quanto riguarda la competenza del prossimo anno di 38 milioni. Si tratta naturalmente di una situazione non semplice, una situazione complicata, però sia il Consiglio che il Senato sono molto uniti nel voler lavorare per superare questa situazione. Ci riusciremo col contributo di tutti. Sì, questo vorrei che fosse chiaro, è il bilancio preventivo. Quindi è un documento importante, però poi dopo faremo, appena superato questo periodo, il piano di saneamento. E quindi lì, nel piano di saneamento, individueremo le iniziative per far sì che si possa ridurre questo pesante deficit e riuscire a riprendere un percorso un pochino più di tranquillità. Ricordo che comunque questo tipo di situazione è dovuta anche a una riduzione del fondo di finanziamento ordinario di 11 milioni, che per noi sicuramente è un colpo importante su una situazione già certamente grave. Di questo abbiamo una situazione piuttosto pesante, con un disavanzo di competenza di 38 milioni, che è una cifra molto grande per il 2011. Questa è ovviamente l'eredità che abbiamo sulle spalle e sulla quale dovremo lavorare. Oggi il bilancio preventivo, condito apposta con l'indicazione del progetto che abbiamo in mente, perché altrimenti rimane soltanto il risanamento, quindi bilancio preventivo condito con le linee di sviluppo per gli altri, la ricerca e non solo, poi se volete ne parliamo. Certo, abbiamo terzo lato del triangolo, che è quello del vero e proprio piano di risanamento. Il piano di risanamento è quello al quale cominciamo a lavorare da domani, dopo aver chiuso il bilancio, e questo sarà un'operazione che ci vorrà perlomeno un paio di mesi. Su questo, certamente, questo è importante, perché pensamento vuol dire intervenire per cercare di ridurre per quanto possibile questo nostro disavanzo annuale, che ovviamente dal punto di vista inerziale è molto preoccupante, perché è chiaro che se si parla di un ordine di grandezza di 38 milioni, si parla di voci molto pesanti, questo è chiaro.